The Show. Lui è Yakidale ed è appena entrato in una videochiamata con Obama. Hey everybody! Questo invece è Jaser, in videochiamata con Michelle Hunziker. Perché è successo tutto questo? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Ci siamo chiesti. Si può fare una videochiamata con Obama, Cristiano Ronaldo o Emily Ratajkowski? Per capirlo abbiamo fatto la cosa più ovvia. Ciao Jaser, come stai? La conosci la teoria dei 6 gradi di separazione? Ma più o meno. È una teoria formulata nel 1928, secondo cui ogni persona può essere collegata a qualsiasi altra persona nel mondo attraverso solo 5 intermediari. Ok, e quindi? E niente, devi dimostrare che questa teoria è vera. Per farlo ti basterà videochiamare Obama. È impossibile. Cioè, questa è la cosa più assurda che avete mai chiesto. Lo sappiamo, e infatti ti diamo due piani B molto più semplici: Cristiano Ronaldo e Emily Ratajkowski. Comunque non sarai solo in questa missione, non ti preoccupare. Avrò un aiutante. No, avrai uno sfidante. Le abbiamo promesso in cambio la tua partecipazione a un suo video, però. Ciao raga. Yakidale è perfetto per questa sfida, Jaser. Cioè, uno che ha motorizzato un divano, che ha corso una maratona in casa sua intorno a un tavolo, o che ha fatto nascere dei pulcini in un'incubatrice in cameretta. Cioè, ti rendi conto? Io sono carico e prontissimo. Io un pochettino meno, però vabbè, ormai. Ah, ragazzi, scusate, un'ultima richiesta fondamentale. Dovrete chiedere una cosa a tutti quelli che vi chiamerete. Dobbiamo chiedere cosa? Ve lo diciamo poi in privato, raga. Ma quelli che guardano come fanno a saperlo? Lo scoprirà a fine video. Dai, su, è ora di darsi la missione. Bocca al lupo, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Salve. I The Show hanno voluto sfidarmi. Potevo io tirarmi indietro? Assolutamente no. Partiamo con la pianificazione della nostra strategia. Avevo 3 persone da raggiungere e il mio piano era semplice. Partire dai 3 obiettivi e ricostruire all'indietro un percorso con massimo 5 intermediari che li portasse ad una persona di cui avevo il contatto. In questa missione il ragionamento e i collegamenti sono tutto. Eviterei di ragionare troppo e provare a fare troppi collegamenti, perché poi basta che ne salta solo uno e siamo fregati. La missione era iniziata, questa volta avevo uno sfidante, ma per fortuna eravamo messi allo stesso modo. Non lo so, mi chiudo la chiamata in faccia. Qualcuno del calcio? No, ce l'ho, posso arrivarci. Sì, ma come ci arriva Del Piero? Obama è... Obama è... Rovazzi ha fatto i video con Will Smith. Quanti gradi sono? 1, 2, 3. Pianificazione completata, si va in scena. Giusto, Yaki? Potrei arrivare a Fedez passando dai The Show, che so che si conoscono, ma sarebbe troppo facile. Ciao Ale, io ho letto il regolamento e non c'era scritto che non potevo chiamarvi. Effettivamente non è contro il regolamento. Siete in un suo video musicale, hai già capito di chi sto parlando? Sì, Federico Lucia. Bravissimo. Chiama Fedez e veditela con lui per i prossimi nomi. Ma sarebbe troppo facile. È il momento di smetterla, di discriminare le cose facili. Senza cervellarmi troppo, sentirei come prima persona Gianluca Gazzoli, che fa lo speaker a Radio DJ. Pronto. Allora, esperimento 6 gradi di separazione. Ok. Io ho un amico che ha fatto parte del Obama Foundation. Valentino. No, invece Catherine lo vedi tanto... Non credo che lui abbia il contatto diretto con lei, no. Magari poi successivamente è nato, sicuramente con l'entourage di lei. Possiamo arrivare a questo contatto con Ronaldo, a quanto dice Gianluca. Possiamo arrivare a Catherine e possiamo arrivare a questo Valentino, che è un amico che abbiamo in realtà in comune, che era stato scelto nella Obama Foundation. Non male. Dobbiamo battere Jason. Yes, we can! Non sarà così semplice battermi. Adesso scusatemi, ma dovrei fare una chiamata con il mio amico Federico. Ciao, signore. Per questa sfida a me serve il tuo aiuto. Devo semplicemente fare una videochiamata con Obama. Scusa, io in che modo potrei intervenire? In realtà pensavo foste amici. No, l'ho visto una volta ed è pure scoppiata una merda gigante perché ho detto che l'ho visto e ho chiesto una foto e mi hanno detto di no. Ops. Allora, ho altri 2 nomi: Cristiano Ronaldo e Emily Ratajkowski. Sì, la Ratajkowski io la conosco. Nel senso che se la vedo ci diciamo ciao, ma non ho il numero della Ratajkowski. Vabbè, però allora. In realtà la conosco perché la conosce mia moglie. Non sono amiche. Non sono amiche, cioè che si mandano i messaggi, capito? Cristiano Ronaldo forse potrei averne un tramite la Juve, ci arrivo. No, l'unica è l'Apo Elkan per Cristiano Ronaldo. Tu potresti mettermi in contatto? Cioè, l'Apo lo conosco. Però secondo me ti manda a cagare. Uno che conosce tutti, Facchinetti. Non è male. Ti anticipo la cosa e poi lo chiami. Perché almeno lui lo conosco bene, cioè c'ho confidenza. Allora, dimmi. Aspetta, no, aspetta. Un amico della Ratajkowski che è cosa, Fat Jewish. Ma certo, Fat Jewish. In quel momento ho finto di sapere di chi stesse parlando. Poi sono andato a controllare su Wikipedia e ho scoperto che questo Fat Jewish is an American celebrity, writer, actor, plus size model, winemaker and entrepreneur. E che ha 11 milioni di follower su Instagram. Devi riuscire a fare una videochiamata con la Ratajkowski. In 6 passaggi, no? Stavo ragionando. Marjorie conosce Fat Jewish, che è amico della Ratajkowski. Mi aiuti a mandargli un vocale e gli giro il numero suo.
Va bene, ok. Dai, prima di chiudere devo chiederti se dici una frase. Grazie mille. Meglio di quanto potessi pensare. Io qua penso che ho surclassato Yaki. È passato un giorno, Gianluca ha sentito un po' di persone, ma niente. Effettivamente quel mondo lì è un po' più chiuso. Quindi torniamo sul web e inizia a contattare gente del web a raffica. Ho contatti con qualcuno che è stato a casa di Arnold, di Stallone, e gli porta le pizze. Vito il pizzaiolo di Los Angeles. Sì. E adesso penso a chi può portarmi vicino e inizio a scrivere in giro. Provo a farti avere qualche contatto. Potrei vedere se riesco a beccare il mio amico Jassi, quello che ci ha portato, quello che ci ha portato in barca. Ma il tuo aggancio con Dobrik invece? Quello è molto più fattibile. Facchinetti mi ha risposto. Amico mio, grazie mille del messaggio. Appena un attimo di tempo ci sentiamo. Non ci credo. A 10 anni sapeva a memoria la canzone del capitano e adesso mi chiama amico. Che bello. Sta andando tutta la grande. Speriamo abbia tempo presto, perché Yaki non mi aspetta. Ma io sono fiducioso nella strada Facchinetti. Conosco Shade, che gioca nella nazionale cantante. Ha giocato contro Cristiano Ronaldo. Se no è Emi Life. Ok, Tommy potrebbe darmi il contatto di lui. Conosco una persona che ci ha lavorato insieme. Secondo me in un paio di passaggi riesce ad arrivare. Facchinetti non mi risponde più ai messaggi. Ma io sono fiducioso nella strada Facchinetti. Aveva detto che mi avrebbe fatto sapere quando sarebbe stato disponibile. Tento la chiamata. Adesso proviamo con Insa, che è un pro player di FIFA. Potrebbe in qualche modo arrivare a Ronaldo. Il mio amico è Torito, giocatore di sponsor di PES. È uno dei più forti al mondo e lui gioca per la Juve. Senti lui, sì. E poi aggiornami. No, mannaggia. Perché? Il problema delle persone con tanti contatti è che hanno anche più impegni di me. Ma non dovevo abbattermi. Avevo ancora l'altro contatto di Fedez, la ragazza newyorkese. Brutte notizie, la mia amica di New York non mi ha cagato di pezza, purtroppo. Come non detto. Eviterei di ragionare troppo e provare a fare troppi collegamenti, perché poi basta che ne salta solo uno e siamo fregati. Non so cosa fare, buttato via 3 giorni. Dovevo rincominciare da capo. Proprio quando era arrivata al 3° grado di separazione, la catena si era spezzata e dovevo tornare al 1° grado. Oltretutto non sapevo a che punto fosse Yaki, ma ero convinto che fosse messo molto meglio di me. E questa convinzione mi ha dato la carica per ripartire. Allora, di tutta la gente che ho sentito ieri, non mi ha risposto praticamente nessuno. Quindi adesso rimando un giro di messaggi. Questi youtubers. Avevo 2 contatti diretti da cui potevo far partire altre 2 strade. Da un lato, Luca Oldani. Qualche anno fa è stato mio agente e attualmente è il digital manager di Michel Hunziker. Così l'ho chiamato e gli ho chiesto se potesse mettermi in contatto con lei. Siete pirla, ragazzi. Va bene. La seconda strada parte da Andrea Pisani dei Pampers. Ha condotto Colorado, ha recitato in diversi film, sicuramente avrà qualche contatto nel mondo del cinema o della televisione, potrebbe saltare fuori qualcosa di utile. Beh, in teoria ciò che faccio sul canale The Show dovresti più o meno saperlo, perché eri uno dei 2 poliziotti che mi doveva arrestare. Ed ecco i nuovi acquisti. Jaser, la mina vagante. Tu in quanti passaggi puoi arrivarci? Obama, 2. E davvero, da parte di chi? Io ovviamente di Berlusconi. Tu hai il contatto di Berlusconi? No, ma ce n'è 1 e mezzo. Forse Cristiano Ronaldo. Beh, che ce l'hai. Non ti conveniva chiamare Facchinetti? No. Beh, anche a Batattuono è a contatto con chiunque. E tu sei in buoni rapporti? Ottimi, sì sì. Se mi fai da intermediario con lui è bellissimo. Tentiamo la strada a Batattuono per arrivare a Cristiano Ronaldo. È comunque già bellissimo così. Ok, Tommy mi ha dato il contatto del ragazzo che ha quella pagina su Instagram, comica a tema anche modelle. Proviamo a sentirlo. È Mira Taitoschi. Mi ha messo like delle foto, ma basta, cioè. Ti ha messo like delle foto, però è già un punto di partenza. Da te dove posso arrivare? La cosa bella è che Emily in qualche modo sa chi è lui, perché appunto lui ha fatto un paio di post parodia su Emily. La brutta notizia però è che siamo ancora troppo distanti. A proposito di distanze, ma di distanze che si accorciano, era per me arrivato il momento di fare una videochiamata con una delle leggende della comicità italiana, Diego Abbatantuono. Ciao, piacere. Grande Diego, ciao. Grandissimo. Già questa apparizione era qualcosa. Ha richiesto l'accesso. A quanto pare le leggende non hanno grande familiarità con Zoom. Le vedi le rose dietro? No. Poi io invece ho la finestra in stile carcerato. Però è vero, c'è la finestra e si vede qualcosa fuori. Sai quanti gente c'è senza finestra? Sì. Questo ragazzo deve arrivare al CR7. Come facciamo? Sti cazzo. Ci muoviamo in un certo modo alla nostra maniera. Non ti vedo ma ti sento. Se scorri... Io non so scorrere un cazzo. Confermo, le leggende hanno grossi problemi con Zoom. Prova a scorrere lo schermo da destra a sinistra. Così ci vediamo tutti e tre. Esatto. Beh, sì. Io ci avrei la persona giusta per te. C'ha un sacco di conoscenze, soprattutto nel mondo maschile del calcio, femminile almeno. Se mi avessi detto Trastastroski l'altra, non avrebbe potuto esserci utile sicuramente. Luca Serafini.
Un giornalista sportivo, scrittore, autore, gran mangiatore, non è solo una speranza, è quasi una certezza. Qua io ti chiederei, sai cosa? Se dovesse arrivare Obama. Salutamelo! Ah no, no, quello che è. Era. Ma anche se finisce il gioco, intanto chiama, così ti do i numeri di altre persone. Ma sì, devo chiederti se mi dici una frase di rituale. Davvero, grazie. Voglio essere onesto. Ci ho capito poco da questa chiamata. Diego, molto simpatico, ma non capivo quando mi prendessi in giro e quando era serio. Ma, da quello che ho capito, mi arriva un contatto di uno che conosce direttamente Cristiano Ronaldo, che quindi mi può far arrivare a lui. Questo significava arrivarci con solo 4 gradi di separazione. Ancora meglio del previsto. Nel frattempo, mentre io ero convinto di essere ad un passo dalla meta, anche Yaki si stava portando a casa un bel po' di contatti interessanti. Sento al volo il buon cane secco. Ti ricordi il video che ho fatto sul disegnatore di Napoli che ha fatto il merchandising di Justin Bieber? Beh sì, lui con Justin Bieber è proprio amico. Dai, ti faccio sapere tra poco col contatto di questo tizio. La chiave secondo me è questa: non passare troppo da personaggi super famosi, perché sono abbastanza inarrivabili, ma collaboratori, amici, un po' più dietro le quinte. Anch'io la pensavo così. Meglio agire nell'ombra. Basta personaggi famosi. Piacere, parlava Luca di te un po' di tempo fa. Ah sì? Sì, perché tu fai tutti gli effetti speciali, sei bravissimo. Allora, ah sì, io sono sempre disponibile. Ha detto davvero? Ho riflettuto su come arrivare a Barack Obama, no? Ok. Vabbè, io ho un amico che si chiama Fabio Rovazzi che... Certo, avrei potuto contattare Fabio già tramite The Show, ma non volevo passare ancora una volta da loro, volevo farcela con le mie forze. Ovviamente conoscendo molto bene Will Smith, potrebbe essere un possibile passaggio. Potresti chiamare Silvio e diretto, capito? Ma cosa me ne faccio di Rovazzi se ho Berlusconi? Tu dici che riusciresti a mettermi in contatto con Berlusconi? Io riesco ad arrivarci, non so se lui poi si presta a questa cosa. Sulle altre due invece? Allora, su Ronaldo Emily io ho la mia stylist di Sanremo, la quale è amica, proprio amica, 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 e ha anche vestito la fidanzata di Ronaldo. Guarda, cioè, sarebbe un sogno. Michelle, super gentile, super disponibile. Proviamo a sentire la stylist. No, 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 ti prego. Non mi risponde. Provo a mandarle un audio, non lo so. Mi ha dato il tuo numero, Michelle. Boh, è sparita. Non ci voglio credere. Gli facevi arrivare a Ronaldo praticamente al 100%. Calmi, nulla era perduto. Era arrivato il momento di sentire il giornalista sportivo suggeritomi da Batantuono. Quindi attraverso te l'obiettivo sarebbe riuscire ad arrivare a lui. È fattibile? Non lo so, non facciamoci troppe illusioni. Che dovrei sentire, insomma, tra oggi e domani. Ok. Questa persona che sta nello staff. Perfetto, siamo a un passo da Ronaldo. Proprio mentre aspettavo il messaggio in cui avrei scoperto se sarei riuscito a entrare in contatto con Cristiano Ronaldo, ho scoperto quale sarebbe stata la prossima mossa del mio avversario. Allora, intanto che attendo che i miei contatti mi rispondano, portiamo avanti un piano B. Arriviamo a Rovazzi, ma per vie traverse. Ho appena visto una stories caricata da The Show. Consiglio di entrare nella live di Yaki perché alle 21 ride. Che cos'è un ride su Twitch? Semplice. Sei in diretta con migliaia di persone, chiedi a tutti di lasciare la tua diretta e di invadere quella di qualcun altro. Quindi lui si ritroverà la diretta invasa da miei iscritti. Ormai sono pronto a rischiare tutto. Sfruttiamo la visibilità per arrivare a chi vogliamo arrivare. Va bene, va bene. Qua intanto è tutto pronto. Ok raga, ci siamo. 3, 2, 1. Questa è Sparta. Ah, Jackie Delma raidato con 3200 viewers. Mazza, ma siamo 6700. Ma cosa sta succedendo? Faccio entrare Jackie Dale, va bene. Abbiamo il link d'invito, entriamo da Rovazzi. Eccolo. Guardalo lì. Mannaggia te. Numero 1, dobbiamo scrivere la storia. Tu credi che io non sappia? Ma io so, ti ha bruciato questa cosa Michelle Hunziker. No, no, io non gli ho dato ascolto quando mi ha suggerito Rovazzi. Quindi glielo aveva chiesto, ma non lo sapevo. Speriamo che non abbia contatti utili, perché sennò mi mangio le mani. Rovazzi, contatti utili? No. Colui che fa i pigiama party con Will Smith e le dirette con Jack Black? Ma figurati, non ti mangerà le mani. Allora, il modo più veloce per arrivare a Barack Obama ovviamente sarebbe Will Smith, ma di Will Smith non ho il numero. Cioè, è più un casino parlare okay. con Will. Quindi vuol dire che la strada proposta da Michelle non avrebbe funzionato. Per Cristiano Ronaldo, secondo me, è molto più easy. Chiamo Zanetti. Ma come chiamo Zanetti? Villa, ma... chiamo sua moglie. Chiami sua moglie. Stai chiamando la moglie di Zanetti? Zanetti non risponde. Rovazzi chiama la moglie di Zanetti. No, non ti mangerà le mani. Pronto? Pau, ciao. Dobbiamo riuscire a metterlo in contatto con Cristiano Ronaldo. Io non ho nessunissimo rapporto con Cristiano. Però ci sarà qualcuno in mezzo. Quindi posso ufficialmente dire che Zanetti darà una mano a Yaki Dale in questo? Certo. Perfetto, certo. Perfetto. Ronaldo l'abbiamo messo in cassaforte. Scusa, il tuo avversario a che punto è? Se
mi dici che su Michel Hunziker da te non è più arrivato da nessuna parte, di là è arenato. Però so che è molto molto vicino a... No, ma come fa a sapere che sono vicino a qualcuno? Che ci sia qualcuno che guarda dall'alto e che non si fida di me. Come si fa a non fidarsi di me? Dopo tutte le missioni che ho portato a termine, sarà che mi sono lasciato sfuggire Rovazzi? Allora, io Emily l'ho incontrata a Los Angeles. Dicono di passare dalla Ferragni. Io so che Jason ha barato. Jason ha barato e ha chiesto subito ai The Show il numero di Fedez. Primo, non ho barato. I The Show sono un contatto come un altro. Secondo, ho capito che la talpa è Alessandro. Jason ci odierà, stiamo entrando nella sfida. Però non per mancanza di fiducia nei tuoi confronti, Jason. Ci mancherebbe. Tu non puoi fare lo stesso passaggio. No. E invece per Obama abbiamo un problema gigante. Una carta su Obama ce l'ho già. Sarebbe, se posso, imbucarsi in una video call di gruppo, dove dovrebbe esserci anche lui. Ma vabbè, questa è totale. Sì, vabbè, dai, allora facciamo che io domani alle 17 ho una partita Fortnite con Papa Francesco. Yaki. Hai conosciuto Obama, giusto? Sì. L'ho rincontrato lo scorso anno a Berlino in un altro incontro europeo. Posso essere in qualche modo il tuo segretario? Ti faccio sapere. Conosco per esempio un'attrice italiana che sta facendo Grey's Anatomy. Ho inviato a Yaki un dannato messaggio con la foto di Shonda Rhimes, che è amica. Ok, l'ha visto, l'ha mandato, ora lo manda a Rovazzi. La creatrice di Grey's Anatomy è amica di Michelle. Michelle Obama? Mi mandano anche delle foto insieme. Ciao Steffi, scusami se ti disturbo. Al numero di un'attrice di Grey's Anatomy? Ovvio, al numero. La creatrice di Grey's Anatomy è molto amica di Michelle Obama. Secondo te, come potresti darci una mano? Se puoi darci una mano, fammi sapere. Allora, Obama tifa i Chicago Bulls. Aspetta, fammi vedere se ho il numero di Gallo. Al numero di Danilo Gallinari, un giocatore dell'NBA. Ciao Danilo. Al numero. Ti contatto in realtà perché sappiamo che Barack Obama è un grande fan del basket. Se potessi dargli una mano, fammi sapere. Ah, Bebe Vio per Obama. Ciao Bebe, ci puoi dare una mano? Sarebbe fantastico. Ci ha risposto Bebe Vio. Ciao bella. Perché? Giusto per capire che in base a quello capisco chi smuovere. Attenzione però, ha detto capisco chi smuovere. Vabbè dai, ho già capito, ho perso. Casomai non ci rivedessimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Io me ne vado. Mi Easy. Sei piaciuto tantissimo. A me molto meno. Portiamo a casa. Alla grande. Ciao. Quindi questa missione Rovazzi compiuta potrebbe essere la nostra carta vincente. Vediamo però domani cosa succede. Lo installo. Questo qua è l'ultimo messaggio che ho ricevuto. Non posso far altro che aspettare. Iniziare una nuova catena è troppo tardi. Però non voglio neanche stare qua fermo ad aspettare a fare nulla. Spero che Yaki non si stia avvicinando a nessuno. Brutte notizie. Sono spariti tutti. Cioè non mi rincresce molto. Non mi è mai successo. Dannazione. Ma vai. Ma vieni. Ore 14, videochiamata con Obama. Chi arriva ultimo a pirla? Sarà appunto una videochiamata di gruppo dell'Obama Foundation. E niente, sarà una cosa super seria, quindi mi devo preparare per l'occasione. Jaser, mangia la polvere! Yaki ha utilizzato l'aiuto di Alessandro per bypassare dei gradi. Lo ripagherò con la sua stessa moneta. L'altra faccia della sua stessa moneta. Ho bisogno del tuo aiuto. Ti posso dare gli accessi nel profilo Instagram di The Show? Potresti coinvolgere, che ne so, i nostri utenti per rompere le balle a qualcuno sotto i suoi post. Utilizzalo come vuoi, basta che non mandi direct con parti intime a persone particolari. Ma secondo te, ma ti pare... Ma scherziamo. Perché scrivere a qualche intermediario quando potrei scrivere direttamente al mio obiettivo? Vai, geniale. Ciao Emily, stiamo realizzando un video per dimostrare come internet può connettere gli esseri umani. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo in Italia e in tutto il mondo, vogliamo mostrare come la tecnologia possa spezzare questa distanza. That even staying at home, we can make something apparently impossible. We are distant, but united. Signori, siamo pronti per Obama. Qua da noi sono le 18.30, a Los Angeles le 9.30. Dovete andare sul profilo di Emily Ratajkowski e scrivere questo messaggio sotto i suoi post, che l'operazione abbia inizio. Dai! Sto cercando una libreria da usare come sfondo, e questo è un po' poco istituzionale. Direi il testo superato. Stanno arrivando i primi commenti, vai che funziona. Ci siamo, ho il link di Zoom, ho la password, tra 10 minuti inizia la conferenza. Arriva di rinforzo. Vai così. Il messaggio da inviare in inglese è questo qua, mi raccomando fate. E anche Giovanni Fois si unisce alla nostra causa. La tensione è palpabile, manca un minuto. Ormai non è più una sfida personale, è una sfida del popolo italiano, uniti da un unico grido. Please reply to the show in DM. Emily,
Italy loves you, loves you, vabbè. Non mi hanno ancora fatto entrare. No. Mamma mia, quanti commenti! Abbiamo monopolizzato il post! Non può non vederlo! Più di 2000 commenti sotto la foto di Emily. Era fatta. Da lì a poco Emily mi avrebbe risposto e l'avrei videochiamata. Sono passate più di 24 ore ormai, non mi ha né risposto né visualizzato. Ed era connessa perché nel mentre ha postato nuovi post e stories. E neanche da Ronaldo ho più saputo nulla. Abbiamo fallito. Non mi faranno mai entrare. Wait. Connecting? Ci siamo. Ecco, abbiamo. Forse non dovrei usare il plurale. Hey everybody! It's been one of my great pleasures just to have a chance to sit in a room with people who are doing extraordinary work around the world. Please know that we're there for you and I look forward to meeting you guys in person. So, thank you. Ragazzi, videochiamata con Obama fatta. Si può fare, il mondo di internet effettivamente ci unisce tutti quanti e niente è impossibile. Fare una videochiamata con Obama sfruttando i 6 gradi di separazione. Si può fare e come se si può fare. E non importa se non sono stato io a farcela. L'importante è aver dimostrato che internet accorcia le distanze. Ecco. Questa avrebbe dovuta essere la conclusione di questo video, però è successa una cosa molto interessante. Mentre sistemavo tutte le clip che Yaki mi ha passato per montare il video, ho fatto una scoperta molto particolare. Voi avete visto questo. Hey everybody! Ma io ho trovato questo. Sarebbe dovuto andare così. In realtà ho appena fatto 2 ore di chiamata e Obama non si è mai connesso. Maledetto. Eh sì, perché Obama avrebbe potuto davvero partecipare a quella videochiamata. L'ho fatto il mese prima durante una chiamata della stessa associazione. La videochiamata da cui Yaki ha preso il video che avete visto. Mi spiace, ma quello che è giusto è giusto. Yaki ha vinto. È arrivata ad un soffio dall'obiettivo più difficile della missione. E a dirla tutta, non ha nemmeno barato. Oi Jaser, com'è? Ti devo solo rivelare una cosa. Se tu vuoi vedere bene i file in una cartella troverai delle cose, diciamo che ti ho un po' trollato. Non ci sono andato tanto vicino. No, è stata veramente un'esperienza incredibile questo video. Incredibile è proprio l'aggettivo che userei per descrivere questa esperienza che ho condiviso con Yaki. In qualche settimana, con le nostre forze ed una connessione ad internet, siamo arrivati a parlare con idoli della nostra infanzia e personalità all'apice della loro categoria. È vero, abbiamo fallito di un soffio la missione affidataci da Alessio Alessandro, ma la teoria dei 6 gradi di separazione si è dimostrata vera. E anzi, a livello teorico, arrivare ai nostri obiettivi avrebbe richiesto non più di 3 passaggi. Ovviamente, più ci allontanavamo dal nostro primo contatto, più avevamo a che fare con persone molto impegnate e giustamente meno coinvolte nella nostra missione. Quello che ci portiamo a casa, però, è che non solo siamo davvero connessi a chiunque nel mondo da non più di 5 intermediari, ma che grazie agli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, a differenza di quello che succedeva nel 1928, quel chiunque possiamo davvero raggiungerlo. Il periodo di quarantena da cui siamo appena usciti ci ha dimostrato la potenza di internet, ma soprattutto la potenza delle connessioni umane. A tal proposito vi consiglio di guardare il video di Alessio Alessandro, l'Italia riparte dal digitale, che trovate qua in descrizione, perché non ve le abbiamo mostrate tutte, ma abbiamo raggiunto decine e decine di intermediari, percorso tantissimi sentieri che collegavano un nodo dopo l'altro. Questi nodi erano persone e i sentieri erano connessioni che in qualche modo hanno arricchito la nostra esistenza. In conclusione, fare una videochiamata con Obama sfruttando 6 gradi di separazione si può fare? Noi non ci siamo riusciti, ma abbiamo scoperto qualcosa di molto più importante. Ragazzi, il video è quasi finito. Prima abbiamo un suggerimento per voi. Vi ricordate che c'era una richiesta che Yaki e Jaser dovevano fare a tutte le persone che avrebbero videochiamato? Ecco, questo suggerimento che abbiamo per voi ve lo lasciamo dare dalle persone che abbiamo videochiamato. Iscrivetevi a The Show, iscrivetevi a The Show, iscrivetevi al canale YouTube di The Show. Mi raccomando, iscrivetevi a The Show. Iscrivetevi a chi devo dire a The Show, senza un cazzo, solo The Show. Iscrivetevi a The Show, che ne vale veramente la pena. Ma volete sapere una notizia incresciosa? Lo sapete che il 46% circa delle persone che guardano i nostri video lo fanno senza essere iscritte? Sei uno di loro? Stai guardando questo video e non sei iscritto? A te non costa nulla, ma per noi significa tanto. Abbiamo dei bambini da mantenere. Pensa anche a questo, dai. Ringraziamo Jackie per aver partecipato a questa incredibile e folle sfida. E tra l'altro è uscito sul suo canale un video con Jaser. Andate immediatamente a vederlo, trovate il link qui sotto in descrizione, cliccate, già che siete lì, commentate con ottima mossa con Obama. Non dimenticate di lasciare un like, perché a 150.000 like Jaser riproverà questa impresa. Questa volta però andrà dal vivo da ogni intermediario. Quindi l'obiettivo finale sarà arrivare a casa di Obama. La vedo difficile, magari cambieremo obiettivo finale. Come vi hanno suggerito i nostri amici, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale cliccando qui in alto. Distinguetevi, iscrivetevi a The Show.